Mi chiamo Vienna Camarota, vivo nel Parco Nazionale del Cilento, nella provincia di Salerno, e sto facendo la Via della Seta sulle tracce di Marco Polo. Ho scelto di fare la Via della Seta, ma soprattutto ho pensato a Marco Polo. E quindi ho voluto far sì che Marco Polo venisse riconosciuto molto di più di quanto noi sappiamo. Dalle mie informazioni, dai miei studi. In questo viaggio io ho cercato di fare sempre continuamente incontri, ma incontri che mi potessero anche dare delle notizie, non soltanto di un buongiorno, un buonasera, ma anche di notizie, moltissime. Sono arrivata ad esempio in Kazakistan, mi chiamavano la Marca Polo perché chiedevo continuamente notizie continue. Ho visitato il Tagikistan, ho notato anche che ci sono molti lavori della Belt and Road su quel tratto perché lì c'è il confine con la Cina e quindi c'è questo continuo bisogno di fare in modo di favorire questi scambi di commercio ma anche culturali. Se noi guardiamo la storia, sappiamo che Marco Polo ha trasmesso, ha comunicato tutte le notizie, che cosa facevano, come mangiavano, come erano le città. E io voglio far conoscere agli italiani, a tutti gli italiani, la vera Cina, quella Cina vera, bella, bellissima.